Buonasera e bentrovati alla prima puntata del 2016 di Rosso Blu 2.0, la trasmissione sportiva di Sesto TV dedicata allo sport sestese e a quello della Piana Fiorentina. Un saluto dal mio collega Filippo Canali. Salve a tutti. E dal sottoscritto Stefano Niccoli. Come sempre stiamo trasmettendo dagli studi di Sesto TV dall'Unione Operaia di Colonnata in piazza Mario Rapisardi 6. Vi ricordiamo che la puntata è visibile sul nostro sito internet www.sesto.tv. Prima di iniziare con la puntata vera e propria ringrazio i tecnici che ci permettono di andare in onda, vale a dire Daniele Papi alle telecamere e Sergio Campostrini in regia. Assente invece l'altro nostro cameraman Roberto Finelli, che però salutiamo ugualmente. Vi presentiamo allora subito gli ospiti di questa prima puntata del 2016, che sono Maurizio Lazzaretti e Renzo Torrini della Pallacanestro Calenzano e Leonardo Pezzella, direttore sportivo della squadra di calcio SD Amatori Lanciotto. Io partirei subito da Leonardo, al quale chiedo che cos'è la SD Amatori Lanciotto, quindi presentaci un po' la società anche da un punto di vista storico. Buonasera a tutti, vi ringrazio di questo invito, perché è un invito inaspettato, essendo una realtà campigiana che gioca su Sesto. La nostra storia nasce nel 2011, quando con il presidente nostro Fierli Fabio siamo andati in tutti i bar di Campi Bisenzio a cercare giocatori per fare una squadra di calcio. Ecco, entrando nei bar si chiedeva: vuoi giocare a pallone? Ti piace? Vuoi fare una squadra di calcio con noi? E siamo partiti a gennaio, febbraio del 2011. E il primo settembre del 2011 è nata la prima nostra squadra, gli Amatori Lanciotto, e da lì, diciamo, con delle regole strane, con un colore della maglia strano che viene da delle motivazioni un pochino particolari, siamo nati e cresciuti e oggi vantiamo 4 squadre di calcio a 11 maschili e una squadra di calcio a 5 femminile, tutte amatoriali ovviamente. Che dire, noi siamo nati per giocare tutti, siamo nati per giocare a minuti, cosa che nel calcio è una cosa stranissima, che non avviene quasi in nessuna realtà, perché è bello giocare a pallone, è bello quando dai il tuo contributo, e per questo è nata la società, la squadra, la prima squadra. E poi il secondo anno abbiamo continuato l'attività e abbiamo fatto una squadra di calcio a 11 e una squadra di calcio a 7. E perché avevamo, diciamo, riscosso un po' di successo a Campi, proprio per questo motivo, perché giocavamo tutti, perché si giocava per lo spirito puro dello sport, per divertirsi insieme e poi dopo la fine della partita andare a mangiare una pizza e bere una birra, salutarsi e andare a casa e ripartire il giorno dopo per andare a lavorare. Poi il terzo anno ancora più successo, abbiamo avuto 2 squadre di calcio a 11 e lì, avendo a disposizione numerosi giocatori anche di un certo livello, cioè che venivano giù dalle categorie e senza fare nomi né cognomi, ma comunque persone che hanno giocato in promozione, in prima, anche in seconda, perché no? E abbiamo messo in mano la squadra al primo mister, signor Cerrato Argentino, che è stato bravo grazie a tutta una serie di cose, grazie anche a questi giocatori a cui mi riferivo prima, abbiamo vinto il campionato. E cosa inaspettata della Serie B2, perché noi partecipiamo felicemente ai campionati dell'ICS Firenze e abbiamo vinto il campionato di Serie B2 e al terzo tentativo. E da lì siamo nati e cresciuti, cioè abbiamo continuato la nostra attività e lo scorso anno abbiamo avuto 3 squadre. Una cosa incredibile che nessuno di noi si aspettava, non era una cosa prevedibile. Ecco Leonardo, quanti iscritti avete, quanti giocatori ci sono attualmente nelle varie squadre? È possibile fare una stima? Sì, noi siamo 100.
numero tondo. 100 persone, 102, 104, dipende, perché ora per esempio ci sono nuovi giocatori che vogliono venire da noi, però ce ne sono anche altri, nella statistica ci sta tutto, perché voi sapete, come tutti noi sappiamo, che non riusciamo a accontentare sempre tutti, ovviamente cerchiamo di impegnarsi, ci proviamo, però non è semplice. Ma noi siamo contenti perché questo anno, stagione 2015-2016, siamo 4 squadre di calcio a 11 maschili e abbiamo anche la squadra di calcio a 5 femminile che sta ottenendo piccole soddisfazioni. Ecco Leonardo, una cosa che mi incuriosisce molto. Ci stai raccontando che siete amatori, che fate un po' per uno, entrare in squadra, ma avete scelto un nome impegnativo come Lanciotto, che a campi è molto impegnativo. Come mai una scelta così importante per una squadra, insomma, dove si viene per divertirsi? È vero, grazie anzi di questa domanda. Noi non avevamo, quando siamo nati, un nome. C'erano delle proposte, FC Campi, Campi Bisenzio, Calcio a 11. Poi dopo, siccome noi non abbiamo un campo sportivo nostro da gestire e dove poter far allenare e giocare i nostri tesserati, allora ci siamo rivolti alla Lanciotto Campi Bisenzio, che milita ancora in eccellenza quest'anno. Ci siamo rivolti al presidente Bini Nello, che tutt'oggi ringrazio per la disponibilità, e gli abbiamo fatto la nostra proposta in questo senso. Siamo andati lì da lui, ci ha ricevuto molto gentilmente e cortesemente, e abbiamo detto: siccome la Lanciotto da tantissimi anni non ha più una squadra di amatori, perché non accettarci nella tua struttura sportiva e in contraccambio dare il nome alla squadra Amatori, siccome siamo amatori, Amatori Lanciotto. Da cosa nasce cosa, lui è stato gentile, ci ha accettato e abbiamo creato questa società piccola, con qualche soddisfazione, ecco. Siamo contenti perché le persone, i ragazzi ci seguono e cerchiamo, ripeto, di accontentare tutti, ecco. Ecco, Leonardo, qual è lo spirito che porta avanti la vostra squadra? Ora con 4 squadre è uno spirito in ogni spogliatoio un po' diverso, devo dire. Però lo spirito, diciamo, la regola nostra primordiale è sempre stata questa, è dettata dal presidente nostro, che è: dai amore e riceverai amore. Cosa vuol dire questo? Se te ti metti a disposizione degli altri, gli altri ti restituiranno qualcosa. E così è stato, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, a questo punto lo possiamo dire, abbiamo ricevuto quello che abbiamo dato, cioè disponibilità, concretezza, organizzazione e tanto impegno, ecco. Leonardo, qualche altra informazione di servizio, dove vi allenate, siete sempre a campi oppure siete stati costretti a trasferirvi? No, diciamo che dopo varie vicissitudini organizzative, anche in base alle richieste dei ragazzi, ci siamo ormai trasferiti definitivamente sul territorio sestese. Perché? Perché a Sesto ci sono i campi in erba sintetica che oggi come oggi riescono a soddisfare un certo tipo di requisito e un certo tipo di domanda, cioè avere il campo sempre disponibile, non rimandare mai le partite perché il campo è impraticabile, tranne eventi atmosferici incredibili. E poi, no, soprattutto per questo, e anche perché a campi ci sono state varie vicissitudini che ci hanno portato poi a,
a dover rinunciare. L'anno scorso ci allenavamo a San Donnino con tre squadre e giocavamo con una squadra in casa il lunedì ogni 15 giorni, però poi ci sono state varie, diciamo, nuove organizzazioni sportive che hanno giustamente richiesto spazi, e noi in base alla richiesta dei ragazzi e in base a questo tipo di disponibilità che è stata resa anche dagli impianti se stesi, siamo con tre squadre lì al Sesto Calcio e con una squadra al campo di Rinascita Doccia. Quindi, come dicevi te, penso che abbiate fatto un salto in avanti da un punto di vista della qualità dei campi, visto che la scorsa stagione vi allenavate e giocavate a San Donnino. È un campo che tra l'altro conosco molto bene, è un campo di terra, invece appunto vi siete trasferiti a Sesto in impianti di erba sintetica, quindi sicuramente ne avete beneficiato anche sul piano del gioco, immagino. Certo, questo sì, grazie di questa domanda. Con una squadra che è l'Atletico Lanciotto, che stasera tra l'altro in questi minuti sta giocando il derby contro il San Lorenzo, una partita abbastanza sentita, ci sono tutti ragazzi giovani che diciamo hanno un'età compresa tra i 20 e i 25-26 anni, tutte persone che hanno militato, ripeto, in categorie diciamo non professionistiche, ma insomma alte a livello calcistico. Loro si esprimono un buon gioco e ne hanno beneficiato sicuramente, ecco. Ecco, per quanto riguarda il regolamento, quindi passando più a cose di campo, ci sono vere e proprie differenze tra il calcio dilettantistico e quello amatoriale, oppure no? Anche da un punto di vista di federazione, ecco. Io devo dire questo, che il calcio amatoriale è stato sempre visto in passato come un calcio cattivo, come un calcio dove c'erano persone che andavano apposta per picchiare duro, ma negli ultimi anni, o comunque da quando mi sono avvicinato io a questa realtà, devo dire, ma lo dico in tutta sincerità, che è forse più bello vedere una partita amatoriale, perché ci sono persone che lo fanno per amore dello sport, che vedere una partita di terza categoria. E me l'ha testimoniato un nostro tesserato che è andato a vedere, un nostro ex compagno che adesso gioca nella squadra nuova di San Donnino, che è l'Esperia, ai quali faccio un grosso in bocca al lupo per la stagione. Diciamo che è un calcio terza categoria, è un calcio ancora facinoroso, fatto di insulti, fatto di cose non sportive, non molto sportive, ecco. Mentre agli amatori sai che non devi fare del male, perché è cambiato proprio, il livello si è abbassato e i grandi giocatori che stavano in un certo tipo di squadre a fine carriera scendono giù. O comunque, facciamo un ragionamento più ampio, questo forse è giusto, facciamo un ragionamento più ampio. In Italia il livello si è abbassato e lo testimoniano i risultati delle nostre squadre di punta, no? Quindi, essendosi abbassato il livello, è ovvio che dall'alto tutti sono scesi. E quelli che militavano nelle seconde, nelle prime, nelle promozioni, non avendo più anche a livello economico i riscontri che avevano in un passato non molto lontano, arrivati a questo punto sono scesi e vengono a giocare per divertirsi. Ecco, ora anche da un punto di vista economico, dopo ne parliamo, Leonardo, per quanto riguarda le partite, c'è un giorno fisso in cui giocate oppure i giorni si diversificano a seconda delle settimane? Ma questo dipende soprattutto dalla disponibilità dei campi che hanno le squadre che giocano in casa, ecco. Noi abbiamo due squadre che alternativamente lì a Sesto Calcio giocano il lunedì, stasera gioca l'Atletico Lanciotto, lunedì prossimo, gioca gli Amatori Lanciotto, il martedì gioca l'FCP Lanciotto in alternativa all'altra squadra che non mi ricordo qual è, ma non è nostra.
E poi c'è il Lanciotto Florenzia, che saluto cordialmente e con felicità, perché è l'ultima squadra nata dalla fusione tra noi e la Florenzia 2010, che gioca in casa a Doccia il martedì. Filippo, passiamo al basket, poi torniamo da Leonardo parlando ancora di calcio. Sì, io chiederei a Maurizio e Renzo di presentarci la loro società e di... Abbiamo per adesso parlato di una bella parte della piana, ma voi siete i Calenzanesi Doc. Sì, diciamo, intanto volevo ringraziarvi per averci invitato a far conoscere Dovere. Ancora di più la nostra società. Diciamo sì, siamo Calenzanesi Doc, però siamo sia io che lui siamo tutti e due di importazione. Io sono stato per tanti anni a Sesto, poi per ragioni sono entrato a Calenzano e trascinato dal figliolo sono entrato in questa società. La nostra società, diciamo, è partita una volta c'era la promozione, è nata come società, diciamo, senior, con qualche giovanile, prima poche. Io quando sono entrato in società 15 anni fa si viaggiava intorno agli 80 tesserati dai 5 anni ai senior. Oggi siamo il doppio. Complimenti. Diciamo, siamo il doppio, abbiamo inglobato tutte le realtà calenzanesi, da un paio d'anni è venuta anche l'ex Virtus Calenzano con noi, è una squadra WISP, e quindi abbiamo in pratica abbracciato anche la parte amatoriale, diciamo, della pallacanestro, quella che si fa un attimino più perché si vuol fare, per divertirsi, per passare 2 ore in palestra e per ritrovarsi a giocare un attimino. Quindi dalla propedeutica del mini basket, sì, fino alla materiale, quindi diciamo prendete un po' tutte le fasce d'età. Tutte le fasce d'età, diciamo, noi la scelta nostra, allora diciamo che la società è nata in un certo modo, cioè è nata con le squadre giovanili, poi è nata... cioè con la squadra senior, poi è nata le squadre giovanili, siamo addirittura arrivati quando c'erano più disponibilità a giocare in C2, con una squadra addirittura ci siamo giocati per 3 o 4 anni di fila l'accesso alle campionati nazionali, perché la C2 è un campionato regionale, si gioca comunque nel perimetro della regione. Quando invece sali e passi alla C1, che ora ha un altro nome, squadre nazionali, devi cominciare a muoverti, aumentano i costi, aumenta, diciamo, anche tutto quel che ne consegue. Diciamo, poi c'è stato, diciamo, per questo periodo la squadra è stata guidata da persone che magari avevano anche più disponibilità economica. Da 5 anni a questa parte abbiamo fatto un altro tipo di scelta. Ci siamo resi conto soprattutto che si può fare anche benissimo dell'attività senior, però l'attività senior io l'ho sempre vista personalmente come un qualcosa che c'è un riferimento a un settore giovanile, e quindi devi avere la squadra senior che abbia il target di quelle giovanili che hai. Chiaramente cosa si è fatto? 5 anni fa si ripartì dalla prima divisione. La prima divisione, da ricreare un gruppo di mini basket, siamo ripartiti con 70 ragazzi, perché 5 anni fa si partì con 70 ragazzi, poi piano piano lavorando, cercando di lavorare il meglio possibile, siamo arrivati ad avere quasi 90 ragazzi, 90 bambini sotto i 12 anni. Numeri importanti, e poi chiaramente un po' si sono ridotti, perché diciamo ora si sono plafonati intorno a 60-70 ragazzi, anche perché poi i ragazzi crescono, fai le squadre giovanili, finisce il mini basket e passi alle giovanili della federazione. Ecco, quello che mi viene da chiederti in questo ragionamento, mancando una squadra senior di riferimento, non voglio dire, ma almeno a livello regionale, ecco, il bambino è comunque motivato oppure è un impedimento questo? Diciamo che allora che noi si è cercato di fare un lavoro in maniera di motivare anche i ragazzi, perché i ragazzi in pratica da quando
da sette anni in pratica giocano campionati provinciali, regionali, diciamo, come target, però i bambini giocano un campionato provinciale, cioè 5-6 anni no, è un gioco sport, vengono, fanno feste, vanno, che vengono organizzate nel, diciamo, nelle zone limitrofe, anche magari a Siena, Tavarnelle, cioè nelle zone. E quindi già a 6 anni si inizia a chiedere dello bello sforzo, soprattutto anche, diciamo, ai genitori. Però sono feste, diciamo, si arriva a una, due l'anno, capito? Dai 7 anni in poi c'è il campionato provinciale. E noi lì, ecco, stiamo cercando di lavorare in questo, quindi, senso. Non ritieni che sia limitante un discorso del genere? Ma direi di no. I risultati lo provano. Esattamente, cioè abbiamo avuto dei buoni risultati sia nel mini basket, nei settori giovanili con le squadre che abbiamo, diciamo, che sono ripartite da 5 anni a questa parte, perché sulle altre un attimino più grandi siamo stati costretti a lavorare su un materiale che ormai era bello formato e non era facile, non è stato facile a volte rieducare a fare pallacanestro in una certa maniera, perché non è banale, perché la pallacanestro io lo considero, almeno personalmente, il più difficile gioco di squadra che c'è, cioè non è un gioco facile da giocare, è un gioco di scacchi, diciamo, un gioco di scacchi giocato veloce, in cui non c'è molto tempo per pensare, perché l'azione dura 24 secondi, per cui non è banale, è difficile, quindi anche ricondizionare dei ragazzi abituati a fare una certa cosa non è facile. Però diciamo che dai ragazzi del 2001 in giù, 2001, 2002, 2003, che sono nati con l'idea nuova di società, siamo riusciti a fare un buon lavoro. Addirittura si è giocato per la prima volta l'anno scorso un campionato di livello superiore, perché nelle squadre giovanili ci sono tre livelli: il regionale, l'elite e l'eccellenza, che è il campionato nazionale. Per la prima volta si è affrontato un campionato elite e addirittura in casa si è sconfitto Mezzana. Accidenti. Quindi non è, insomma, ci siamo levati qualche soddisfazione. Renzo, ti chiederei, fare il dirigente di una società del genere, io mi immagino che seguire tutte le squadre sia molto complicato. Io credo però che tu abbia a memoria un po' tutta l'attività della società, quindi probabilmente sei quello più indicato per chiederti un po' una panoramica di quello che fate. Allora, la nostra società, intanto dobbiamo anche capire dove si colloca geograficamente, perché Calenzano è una cittadina di 16.000 abitanti che si disperde su un territorio vastissimo che va dalle Croci, anzi di là dalle Croci, c'è Carraia, c'è Legri, c'è Calenzano Centro, Settimello, e di conseguenza è anche più difficile riuscire ad aggregare i ragazzi e metterli tutti insieme. Tra l'altro mi spiegavi che lavorate su tre palestre, anche se poi lavoriamo su tre palestre, a palestra Mascagni a Calenzano, a Settimello e anche a Carraia, e questo è un grande dispendio d'energia. Il lavoro è strutturato con, come diceva Maurizio, con un settore, un centro mini basket che va dagli 11 anni in giù. Come si fa a iscriversi? A iscriversi si va sul sito www.pallacanestrocalenzano.it, ci sono tutte le notizie per poterlo fare, oppure viene in palestra, alla palestra Mascagni, alle 5 del pomeriggio c'è sempre qualcuno di noi, qualche istruttore che è disponibilissimo, qualche dirigente di riferimento, perché come dicevi è un grande impegno, e quando abbiamo preso la società insieme a Nicola Cellai, che è il presidente, a Fabio Bartolini, che è l'altro dirigente e responsabile del settore mini basket, non potendo, perché poi dobbiamo lavorare, ci sono le famiglie, non potendo essere sempre presenti in palestra, ci siamo dati l'idea di una società che riuscisse ad avere tutte le squadre il più possibile autonome, e quindi anche quest'anno riusciamo ad avere allenatore, vice allenatore e due dirigenti fissi che la seguono. Questo grazie all'impegno dei genitori, che hanno capito che è un grosso valore aggiunto questo impegno che loro ci mettano per i bambini.
I risultati, devo dire, per una piccola realtà come la nostra, stretta tra Sesto, Campi e Prato, ci ha dato delle grosse soddisfazioni. Si è visto le immagini scorrere il torneo CEFA, un torneo internazionale, ci ha visto protagonisti e classificarci al terzo posto l'anno scorso con il gruppo del 2004, che è un gruppo che sta vincendo, è uno dei migliori gruppi che c'è nella provincia di Firenze. E abbiamo gruppi più piccoli, 2005, che stanno facendo benissimo nei loro campionati, che hanno vinto il torneo della Befana, che abbiamo organizzato. Magari poi parlacene anche di questo. Volentieri. Finiamo la panoramica. Abbiamo un gruppo ancora più piccolo di Scoiattoli, 2007-2008, quindi immaginatevi come li chiamano i nostri nani da giardino, che sono un gruppo meraviglioso. Immagino il putiferio. Riuscire ogni tanto, ho avuto il piacere di stare in palestra con loro e vi garantisco che si esce stremati, dopo un'ora si viene via distrutti, però sono bellissimi e danno tante soddisfazioni. E poi abbiamo il gruppo del 2002 e del 2001, sono gli under 14 e gli under 15, che stanno facendo molto bene nel loro campionato, cerchiamo con tutte e due di classificarci alle finali regionali. E il gruppo dell'under 18, che sul quale quest'anno abbiamo impostato un lavoro in previsione degli innesti nella nostra prima squadra, e l'Under 20, che fa sia il campionato Under 20 che il campionato di promozione, con alcuni senior inseriti dentro, che ha delle ottime individualità, ma è anche un gruppo che secondo noi negli anni futuri si leverà delle grosse soddisfazioni nelle categorie del basket che conta, e poi è quello dei senior. Ecco, qualche numero, quanti sono gli iscritti? Gli iscritti, squadre? Abbiamo 11 gruppi, dai pulcini agli amatori, come ricordava Maurizio, alla promozione. Abbiamo intorno ai 160 tesserati, che sono numeri importanti. Decisamente. E quindi tante ore in palestra, istruttori sui quali noi abbiamo puntato molto, è stata un'altra prerogativa della nuova dirigenza, quella di puntare su istruttori di qualità, perché se non si lavora sulla qualità poi non si ottiene neanche seguito, non si riesce a fare proselitismo, e quindi abbiamo tutti istruttori di livello insomma molto alto. Lenzo, la vostra società fa anche attività all'interno delle scuole? Abbiamo presentato e presentiamo tutti gli anni un POF, progetto formativo, che è seguito da Claudia Conti, che è una nostra istruttrice del centro mini basket. Quest'anno seguiamo 6 classi, se non sbaglio, e tutti gli anni insomma cerchiamo di portare il basket anche nelle scuole. Stasera si parla anche di calcio, ecco, vi chiedo, si sente la concorrenza di altri sport come potrebbe essere anche il calcio, quindi come fate a convincere i ragazzi a sposare il vostro progetto di basket? Questa è una bella domanda. Come facciamo? Se lo sapessi lo farei ancora di più, però in realtà a Calenzano ci sono delle grosse realtà, penso al calcio che, come dappertutto in Italia, è un po' il faro dello sport fino sicuramente a una certa età. C'è tantissimi bambini che vanno in piscina, ci sono tantissimi bambini che vanno a fare atletica leggera, le bambine penso che moltissime fanno il volley, perché c'è una società di volley femminile, e quindi io penso che i bambini che vengano a fare basket lo fanno prima di tutto perché trovano un ambiente al chiuso, come diceva prima Leonardo, meglio giocare su un campo sintetico, perché si gioca sempre e non c'è la mota, e poi si gioca meglio e si fa attività con i bambini più piccoli in palestra, e quindi questo, come posso dire, con quelli più piccoli c'è un po' meno che si ammalano, ma insomma
questo è più un pensiero anche dei genitori, e poi perché si può fare uno sport di squadra, uno sport difficile, è uno sport che ancora riesce, anche se a fatica, a tenere fuori dalle palestre dei sentimenti anche troppo accesi e troppo competitivi fino a un certo livello. Ecco, una domanda la stessa che ho fatto precedentemente al calcio la faccio anche a voi. Vedo sulla maglietta la scritta Baldox, che è il soprannome, il nome ufficiale della società, che non è Pallacanestro Calenzano, ma Baldox. Spiegateci un po' perché questa scelta. Ma la scelta, ma forse la può spiegare meglio Maurizio quando è nata, noi ce la siamo trovata. Però, era già scritto sulla maglietta. No, poi di fatto ci conoscono più per Bulldog Calenzano che per Pallacanestro Calenzano. Alla fine c'è stata questo rovesciamento. Per quello che ho fatto la domanda. Perché... Sì. È un po' quello che si vuole cercare di far capire anche ai nostri tesserati. Ci vuole un atteggiamento di massimo rispetto per l'avversario, ma bisogna uscire dal campo pensando di aver dato il 110%. Se si pensa di aver dato il 99%, abbiamo... perso sicuramente. E questo è successo anche al trofeo della Befana? Il torneo della Befana. Il torneo della Befana è un torneo che organizzate voi, tra l'altro. Organizziamo noi alla quinta edizione. La prima edizione 5 anni fa con 6 squadre. Le categorie sono mini basket, quindi di bambini piccoli. Quest'anno alla quinta edizione ne abbiamo 12. Abbiamo avuto 12 squadre, 6 per la categoria Aquilotti per l'anno 2005. 6 per la categoria scoiattoli per l'anno 2007. E sono 3 giorni di follia totale, perché è un turbinio di ragazzini che girano con appresso genitori, e le finali si svolgono alla palestra Mascagni, e anche quest'anno c'erano più di 300 persone a vedere le finali, che hanno visto nella categoria scoiattoli piccoli vincere il CUS Firenze, che ha partecipato al torneo. C'erano squadre Cecina, La Spezia, CUS Firenze, Montemurlo e oltre chiaramente a noi. Mentre nella categoria Aquilotti, quelli più grandi, abbiamo vinto noi con il nostro gruppo 2005, che ha bissato la vittoria di 2 anni fa quando faceva parte della categoria sotto. È l'unico gruppo da quando c'è il torneo della Befana nostro è riuscito a fare il bis sia nei piccoli che nei grandi, vincendo la finale con una squadra della Spezia, con una vittoria proprio diciamo nell'ultimo tempino al Cardiopalma. Ecco, attenzione, perché noi con i bambini portiamo fortuna, perché poche settimane fa è venuto l'allenatore dei Guelfi Firenze di football americano, e per la prima volta gli under 13 hanno vinto il campionato nazionale, sono campioni italiani. È successo proprio domenica, poche settimane fa è venuto l'allenatore, ieri sono campioni italiani, quindi attenzione perché portiamo bene con quelli più piccoli. Io però passerei anche alla squadra senior a questo punto. La squadra senior, la squadra senior, diciamo, dato che se ne fa e... allora siamo in promozione come categoria, diciamo che è la seconda categoria, allora sarebbe la terza, però fino a diciamo fino all'anno scorso la seconda categoria, la seconda divisione non veniva fatta. Poi l'anno scorso anche in Toscana fu fatto il campionato di seconda divisione, quindi in pratica sarebbe la terza categoria a salire. Oltre c'è la Serie D, è la prima, diciamo, di quelle con le lettere, no? Niente, e la squadra senior si è, diciamo, riformata piano piano. Abbiamo fatto 4 anni di prima divisione fino a vincere il campionato. L'anno scorso, primo anno di promozione, siamo arrivati a fare playoff, cioè a entrare nelle prime 5. La prima passava direttamente in Serie D, le altre 4 si giocavano il secondo accesso, e niente, ci siamo levati delle belle soddisfazioni. Quest'anno si è fatta una scelta un po' diversa. Abbiamo deciso di puntare su un gruppo giovane,
gruppo giovane che purtroppo per alcuni anni ha giocato a sesto, perché non avevamo, qualche anno fa non avevamo squadra per poterli far giocare, cioè i numeri non c'erano, quindi migrarono a sesto, l'anno scorso sono rientrati a Calenzano. Sono rientrati in Calenzano. Bello questo tipo di rapporto però, Sì, diciamo che... Combattuto, me lo immagino però. Sì, a un certo punto hanno fatto questa esperienza che anche per loro è stata importante. Dopodiché l'anno scorso tornarono a Calenzano e fece il campionato Under 20. Sono arrivati diciamo a giocarsi la Coppa Primavera, che in pratica è il torneo delle seconde, perché le prime si giocano in regionale e le altre si giocano questa coppa. Sono arrivati in finale e poi ha vinto Costone, fra l'altro con diciamo con l'allenatore che non era molto contento, in quanto senese e di altra, diciamo, di altro campanile. No, e niente, di conseguenza quest'anno abbiamo fatto la scelta di fare il campionato tutto con i nostri ragazzi. Faccio un'ultima domanda, Maurizio, poi ripasso a Leonardo, visto che siamo anche in conclusione di puntata. Maurizio, la vostra società ha rapporti con l'amministrazione comunale? Se sì, come sono questi rapporti? E ho visto, tra l'altro, mi aggiungo su che... Su questo passerei la parola a Renzo, che l'ha seguita un attimino... Ho visto che l'amministrazione comunale appare anche nella pagina degli sponsor. Ecco, quindi anche il rapporto con i vostri sponsor, ecco, così almeno chiudiamo un po' il cerchio. Il rapporto con gli sponsor è un ottimo rapporto, ci supportano per fare attività, ormai fare attività senza... Quanti sono? Ne abbiamo diversi, ne abbiamo di quelli, diciamo, gold e quelli silver. Quelli che sono più strutturali sono la B-Auto, che fa da sponsor per la prima squadra e per la prima squadra giovanile dell'Under 20, e abbiamo anche il nome sulle maglie, e gli altri ci aiutano un po' quotidianamente. Con l'amministrazione il rapporto è sostanzialmente buono, non è che ci sono problematiche particolari, se non quelle, come altre società a Calenzano, di essere sempre alla ricerca di nuovi spazi, e questi nuovi spazi poi alla fine non si riescono a trovare, perché le palestre sono tre. La palestra, l'unica palestra dove si può giocare a basket le partite ufficiali, la palestra Mascagni, e quindi insomma c'è un po' questa difficoltà. Noi siamo un po' compressi nel nostro numero di gruppi, nel nostro numero di ragazzi, anche perché più di questo non potremo fare, e quindi teoricamente ci vorrebbe una nuova palestra, però insomma si sa, i tempi sono un po' biblici. Ecco, riparto dall'argomento sponsor e passo però a Leonardo e ti chiedo come va su questo punto di vista, se avete degli sponsor e se sì, quali sono. Sì, noi diciamo negli anni siamo stati supportati, certo, sì, e sì, diciamo nel primo anno ci ha aiutato un circolino che era di Campi Bisenzio e poi ho dovuto chiudere, che era il Tarabaralla. Poi è entrato a far parte, diciamo, della nostra realtà lo Scatoleficio Isa di La Strassigna, Malmantile, e poi quest'anno con la nuova squadra si è inserito la Fireworks Società Cooperativa, abbiamo la 3BN, diciamo vari sponsor che ci aiutano, sì, ci aiutano, però fondamentalmente ci auto aiutiamo, ecco, perché i costi sono sempre alti, e soprattutto per queste strutture, come dicevo prima, sintetiche, che non hanno dei costi altissimi di noleggio, infatti abbiamo cercato di ottimizzare con il discorso allenamenti. Lì a Sesto Calcio ci allenammo in tre squadre in un campo, soprattutto perché il costo non è irrisorio, ecco, sono costi alti. Il campo di terra costa meno.
Ecco, Leonardo, siamo in chiusura. Passando a parlare di campo, ci puoi fare un po' una panoramica dei vari campionati, come stanno andando i campionati delle varie vostre squadre? E le prospettive future? Sì, ecco, diciamo dopo la vittoria del 2013-2014 e anche il passaggio dello scorso anno della squadra Amatori Lanciotto, quindi 2014-2015, ha ottenuto la promozione e è andato in una categoria superiore. Abbiamo praticamente Amatori Lanciotto in A2, abbiamo due squadre in B1, Atletico Lanciotto di cui dicevo prima e la nuova squadra Lanciotto Florenzia, che hanno anche disputato il derby d'andata. Abbiamo anche una squadra in B2 che è l'FCP Lanciotto, che voglio menzionare perché è lo spogliatoio, diciamo, dove si vive lo sport nel vero senso della parola sportiva, ecco, nel vero senso dello sport, cioè andare per stare insieme, come dicevo prima, per godere dello sport, dell'attività sportiva tutti insieme e poi andarsi a mangiare la pizza, bere la birretta e poi andare a letto. Comunque i campionati stanno andando non benissimo per quanto riguarda la 2, siamo terzultimi effettivamente, però è una squadra che è stata rifondata. In B1 siamo con le due squadre a metà classifica, ma possiamo sicuramente migliorare sia con l'Atletico Lanciotto, che deve ritrovare il suo passo, che con la Lanciotto Florenzia, che è una squadra nuova, con tanti nuovi giocatori, una squadra fondata da due spogliatoi, e l'FCP che già ha ottenuto più risultati quest'anno, che è in una zona medio-bassa della classifica, ma che può sicuramente fare meglio con il mister Iuri e con nuovi innesti, anche a livello numerico, che consentono di andare a giocare sempre la partita sia contro le prime della classifica che con quelle che stanno lievemente sopra, ecco. A fine novembre noi abbiamo avuto in trasmissione due giocatori di un'altra squadra amatoriale di calcio, che è il Querceto. Come noi sappiamo, il Querceto si sta togliendo tante belle soddisfazioni da almeno 3-4 anni. Ecco, Leonardo, ti chiedo, per il Lanciotto c'è una possibilità di imitarli, di replicarli, tra virgolette? Qui mi vorrei riallacciare a quello che dicevo prima, cioè il Querceto è una squadra stellare, diciamolo, via, non è che... Ci sono giocatori incredibili, c'è un livello organizzativo buono, anzi direi anche più che buono, di conseguenza loro hanno ottenuto grandi risultati, grandi, vanno e vincono contro squadre anche ben organizzate. Hanno vinto anche la fase finale regionale. Per noi, nel futuro vediamo come arriviamo in fondo a questa stagione, l'intento sarebbe di fare una squadra top 25 per andare a giocarsi il campionato. Vediamo se riusciremo a organizzare anche questa cosa. La palla a Calestro Calenzano, dovessi dire una cosa che dovete fare nel futuro immediato, qual è? E poi prima di chiudere, ti ho messo in difficoltà proprio sull'ultima domanda. Ma direi di sì, intanto... Crescere ancora come numeri. Ma forse come numeri no, ma cercare di migliorare la qualità. Benissimo, grazie. Allora siamo veramente arrivati alla conclusione di questa prima puntata del 2016 di Rossoblu 2.0. Noi ringraziamo gli ospiti, Leonardo Pezzella, Maurizio Lazzaretti e Renzo Torrini. Un saluto da Filippo Canali. Salve a tutti. Da Stefano Niccoli. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.